Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione insurance, score antifrode assuntivo. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per supportare le compagnie assicurative nell'importante obiettivo di prevenzione dei fenomeni fraudolenti, ha sviluppato un algoritmo innovativo che, facendo leva su metodologie di machine learning, riesce a prevedere in fase assuntiva l'individuazione di soggetti che hanno alta probabilità di generare sinistri fraudolenti. Il premio va a CRIF. Un tema decisamente importante, quindi questo premio assolutamente doveroso rimarcarlo, e lo facciamo con Giuseppe Dosi in collegamento con me, Head of Insurance di CRIF. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Con piacere. Ben trovato. Senta, le chiedo subito, poi sono curiosa di chiederle un paio di specifiche rispetto a quello che abbiamo sentito nella motivazione. Le chiedo però prima un commento per questo riconoscimento. Ma sì, guardi, sono, diciamo, molto contento di questo premio che CRIF così ha ricevuto, perché è un riconoscimento per la squadra meravigliosa di data scientist CRIF, che lavora veramente con grande creatività e competenza di business, diciamo, utilizzando tutti i dati disponibili e tecniche di machine learning e di artificial intelligence, veramente con l'obiettivo di portare, come dire, nel settore assicurativo innovazione. E questo normalmente partendo da un patrimonio informativo, direi, unico di dati proprietari che ha CRIF, ma anche accedendo a tutti i dati open e i dati destrutturati. Beh, proprio quello che fa CRIF è quello di sviluppare modelli predittivi e score per supportare la trasformazione digitale, no? Un po' in tutta la catena, la value chain assicurativa. In particolare, le devo dire, mi fa molto piacere questo premio sullo score antifrode assuntivo, perché diciamo, propone un approccio totalmente nuovo, direi, alla lotta alle frodi, no? Perché normalmente, diciamo, nel business assicurativo, quando si parla di antifrode, ci si riferisce molto di più, come dire, alle penose attività di contrasto che le imprese devono porre in atto quando si accorgono di avere, come dire, un sinistro sospetto, o comunque, insomma, un sinistro non del tutto genuino, no? Sì. Attività che sono molto time consuming, che solo in piccola parte sono coronate da successo. Ecco, molte volte i liquidatori sono costretti a pagare avendo la sgradevole sensazione di pagare un sinistro che a qualcuno che non merita. Certo. Ecco, lo score antifrode assuntivo invece anticipa i problemi prima che questi insorgano, cioè un po' secondo il detto, meglio prevenire che curare, no? Quindi, facendo leva proprio su quello che lei ha letto nella motivazione, cioè di metodologie di data augmentation e machine learning, riesce a individuare in fase assuntiva quei soggetti che hanno un'alta probabilità di generare sinistri fraudolenti in futuro. Infatti io le avrei chiesto proprio questo, insomma, di spiegarci un po' nel dettaglio il funzionamento e soprattutto i benefici che si hanno, insomma, credo che sia molto chiaro. E appunto, ritornando ancora sulla motivazione per ampliare il raggio d'azione, per chiedervi anche quali sono i prossimi progetti su cui lavorerete o quelli su cui state già lavorando, insomma, un po' le sfide che avete intenzione di cogliere, appunto, la vostra missione è quella di, lo abbiamo letto, di prevenire tutti i fenomeni fraudolenti, quindi aiutando naturalmente le compagnie assicurative. A che punto siamo, le posso chiedere, in Italia da questo punto di vista, e soprattutto quali sono i prossimi progetti, come dicevo poco fa? Ma guardi, ovviamente non lavoriamo solamente nel campo dell'antifrode, un campo sicuramente molto interessante, ma diciamo, noi lavoriamo su tutta la value chain assicurativa, quindi supportiamo le imprese dal tema del pricing fino alla liquidazione dei sinistri, per passare attraverso tematiche di marketing e commerciali. Diciamo che
con attraverso dati e advanced analytics si possono risolvere moltissimi problemi di business. Si può per esempio dare una priorità di risposta alle chiamate entranti in un contact center in funzione, non so, della probabilità di conversione, no? Del preventivo che questo soggetto, per cui questo soggetto mi sta chiamando, no? Magari indirizzando coloro che hanno una bassa probabilità di, no? di conversione proseguendo nel web. Oppure si possono utilizzare tecniche di image recognition per dare una prima stima del danno attraverso le fotografie, quindi da delle foto riesco a capire se è un piccolo incidente che posso, un piccolo danno che posso liquidare immediatamente senza ulteriori. No, quindi diciamo, il campo spazia veramente in tantissime cose. Per rimanere nel campo della sofisticazione tecnica, quindi cose, come dire, attorno a quello per cui abbiamo avuto questo premio, diciamo, CRIF ha, come dire, sviluppato tutta una serie di variabili altamente, come dire, specifiche per il settore assicurativo che danno veramente grandissimi contributo in termini di prevenzione della sinistralità. Oltre, diciamo, al consolidato score creditizio, diciamo, le cui qualità ormai taumaturgiche sono ben note e apprezzate anche nel settore assicurativo, abbiamo sviluppato uno score traffico che correla al traffico relativo al territorio in cui vive il cliente con una granularità impressionante, piuttosto che uno score email che, diciamo, un po' il concetto dimmi che email ti sei costruito e ti dirò che personalità hai, e quindi, comportamenti, cioè, quindi che sottende comportamenti particolari delle persone, piuttosto che score per i rischi climatici o di furto in casa. Questo, diciamo, per dare un rapido esempio. Certo. Beh, insomma, innovazione al 100%, la parola chiave del momento, è un po' un ambito con il quale tutti dobbiamo confrontarci, quindi mi sembra che come dire, di progetti ce ne siano veramente tanti, quindi lo sguardo al futuro è lì. Sicuro. E continuare in questa linea, credo che le imprese di assicurazione abbiano voglia di innovare, abbiano anche bisogno di innovare e recuperare un po' un gap rispetto ad altre istituzioni finanziarie, ma soprattutto non finanziarie, e quindi ci sia molto spazio di lavoro in questo senso. Certo, beh, se ci siete quest'anno e siete riusciti ad avere questo importante riconoscimento, non potete mancare alla prossima edizione delle Fonti Awards, giusto? Dove, insomma, tutto sarà anche più avviato, almeno così sembrerebbe. Mi auguro. Va bene. Allora, intanto ricordiamo, questo era il premio Eccellenza dell'anno Innovazione Insurance Score Antifrode Assuntivo, consegnato a CRIF, e grazie a Giuseppe Dosi, Head of Insurance CRIF. Complimenti a tutto il team, naturalmente, alla prossima. Grazie mille. Grazie. Arrivederci, alla prossima.